Ciao a tutti amici di Motori Online, oggi ci troviamo presso il centro di guida sicura Cisara, Vallelunga, vicino Roma, per una giornata all'insegna della sicurezza stradale con le vetture Mercedes. Prima di salire a bordo però una breve intervista al CEO e presidente di Mercedes-Benz Italia. Siamo con Radek Jelinek, vuole parlarci della partnership tra Mercedes e i centri di guida sicura a Cisara di Vallelunga? Per Mercedes-Benz non solo le emissioni, quindi la sostenibilità con le emissioni zero, anche la guida sicura, quindi incidenti stradali zero, uno degli obiettivi della nostra visione. Come ben sapete, Mercedes-Benz insieme con il gruppo Bosch è stato inventato la maggioranza dei dispositivi di sicurezza delle macchine moderne, quindi per noi questa cooperazione con Centro Guida Sicura a Vallelunga, ma anche a Lainate vicino a Milano, è un passo conseguente, logico, e siamo veramente molto lieti. Quindi ha parlato di ADAS, i sistemi di assistenza alla guida, e la vostra è una storia che parte da molto lontano, nel 1939, ma da allora come si sono evoluti questi sistemi? Ogni volta abbiamo più dei sistemi che coinvolgono la ottica, ma anche il radar, la parte sonare, quindi diciamo ci stanno avvicinando alla perfezione della guida autonoma sicura. Certamente siamo un po' lontani a guida sicura autonoma senza guidare la macchina, per vari ragionamenti della regolatoria, però le macchine già hanno un equipment parzialmente così avanzato che, combinandolo con un pilota, diciamo il cliente, che sa guidare benissimo la macchina e utilizzare i sistemi di sicurezza, c'è praticamente una garanzia. Un'ultima domanda, ha parlato anche della strategia di elettrificazione di Mercedes Vision Zero, ce ne può parlare? Sì, vogliamo diventare azienda a emissioni zero 2039, quindi 10 anni prima Unione Europea. Quindi già oggi stiamo vendendo 15-16% ad oggi delle macchine elettriche puro ibride sul mercato italiano. Per noi quindi stiamo aumentando la vendita di queste macchine elettrificate e quindi non c'è un passo indietro. Questa sarà diciamo nostra sfida per i prossimi anni e siamo molto contenti che fra dei German Premium siamo numero uno anche qua. E ora passiamo alla pratica. Abbiamo avuto modo di toccare con mano l'utilità dei corsi in una divertente prova. In una delle 5 aree del centro, infatti, è presente un simulatore di sbandata. Si tratta di una superficie meccanica, una sorta di piastra, in grado di imprimere ai mezzi una spinta improvvisa sull'asse posteriore per simulare la perdita di aderenza ed innescare un sovrasterzo con conseguente rischio di testa-coda. Per superare l'esercizio sono importanti tempi di reazione rapidi e la corretta gestione del controsterzo. La sbandata infatti è controllata dall'istruttore e la direzione del colpo totalmente casuale. Un vero plus poi è costituito dalla superficie in resina a bassa aderenza, che unita all'impianto di irrigazione simula basse velocità, 45 km orari, e quindi in totale sicurezza le più comuni condizioni di pericolo al volante ma senza rischi. La prova è andata decisamente bene. Con il punteggio più alto abbiamo infatti vinto il contest organizzato per la stampa italiana, accaparrandoci 2 voucher per corsi di guida sicura avanzata presso il centro. Con questo è tutto, continuate a seguirci, mettete un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e seguiteci anche su tutti i social network e sul sito motorionline.com. Noi ci vediamo al prossimo video!